Alberto Marolda, Luisa Korn, io sono Dio Giornalista TV, tu sei oggi stasera in concerto alla Magliana a Roma, un quartiere popolare, siamo 35.000 persone, un municipio grande, abbastanza forte. Tu hai calcato delle palcoscenici enormi, Sanremo, ma emozione penso che ormai non ci sia più. No, no, non è vero. L'emozione è sempre la stessa ogni volta che si affronta, diciamo così, il pubblico. E devo dire, poi mi rende anche così particolarmente, così sensibile a questa zona, perché ho diversi amici che vivono qui e quindi stasera sono venuti tutti a vedermi con le loro famiglie, questo sicuramente, insomma, è una cosa che mi emoziona. Senti, ma ci tocca, lo so che te l'avranno già detto e ti andrà a noia, ma c'è un momento della tua carriera che ha avuto un attimo di stop, no? Una cosa molto intima, un problema di tuo padre, Sì. però qualcuno, ci tocca fare un minimo di gossip, l'ha legato a un problema politico. Non vogliamo farla una No, battuta? sono problemi di chi dice queste cose, io non ne so assolutamente niente, Perché quindi. tu hai fatto, ricordiamolo, no? Divina Commedia, hai fatto Grazie, io so. anche, abbiamo nominato prima Sanremo con le ali, Sì. insomma, una che aveva la fama di essere quella dura che si era fatta Albertazzi sì, dal. l'ho fatto dopo, diciamo, Albertazzi è arrivato nel 2005. Quindi una che si è fatta la gavetta. Io ne ho fatta tantissima di gavetta perché ho iniziato a cantare a 16 anni nei locali, quindi devo dire, e poi l'approccio alla TV è arrivato decisamente dopo, verso i 33 anni, quindi devo dire sono stati anni per me importanti e sicuramente molto costruttivi. Ma come si vive in questa Italia di starlette che cambiano in continuazione a seconda della persona a cui si legano, tante quelle che si legano al politico, quelle che si legano al calciatore, la bravura dove sta più? No, secondo me il punto è che chi secondo me ha talento rimane nel tempo e questa credo che sia la forza, la cosa più importante. Quindi non solo bellezza, No, ma. no, la bellezza può essere sicuramente un valore aggiunto, ma tutto ciò che rimane nel tempo è la propria predisposizione, il talento, ci sono tantissime altre cose, direi proprio di no. Non credo che la bellezza abbia mai pagato in toto, insomma. Beh, d'altronde abbiamo esempi di grandi attrici italiane che hanno saputo, oltre a essere belle, hanno saputo anche molto recitare. Sì, esatto, credo che sia fondamentale da Sofia Loren a tutti, insomma. E poi il talento comunque va affinato negli anni, si può imparare molto, l'esperienza è fondamentale. Senti, ma a questo è veramente potrebbe diventare quindi un motto dell'Italia, salviamo l'Italia col talento. Gli italiani sono sicuramente un popolo talentuoso sotto tanti aspetti, un popolo volenteroso, un popolo anche solidale nei confronti degli altri. Probabilmente sì, si sono rotti dei meccanismi, vanno salvaguardati, ma io credo che siamo
talmente forti e coraggiosi che quando decidiamo di fare le cose le facciamo tutti insieme. Penso che in questo caso l'unione faccia, come si dice, la forza. Non deve essere un'Italia solamente di sport, l'abbiamo appena detto, deve essere un'Italia di talenti, deve essere un'Italia che deve portare quello che è costruito in Italia fuori, e anche voi diventate già delle ambasciatrici. Succede, accade, si parla sempre di questa fuga di cervelli all'estero, forse magari sarebbe giusto anche iniziare a tenerceli un pochino più a casa e così ad alimentare, no, il focolaio forte che abbiamo anche nella nostra Italia. Perfetto, torniamo al tuo talento, anche perché ci fanno segno, devi andare. L'ultima battuta, il tuo tipo di musica che stai portando adesso? Ma diciamo, propongo alcuni brani, alcune mie canzoni, naturalmente anche il brano del Festival di Sanremo, quella con Fausto Leali, alcuni brani del CD, e poi un percorso musicale attraverso questi anni, sia televisivi, di collaborazioni, di duetti, e ripropongo un po' quello che ho fatto musicalmente in questi ultimi anni. Dalla Magliana a dove? Dalla Magliana... A dove arriverai? Già essere qua. Va benissimo. Benissimo, siamo emozionati. Ciao Luisa, in Ciao, bocca al lupo. Grazie anche a voi.